Ok, vediamo un secondo controllo che è apparentemente molto semplice da progettare. Se io tutti quanti i termini tranne quello inerziale li metto in una n, questa è solo una variabile che mi serve per avere una rappresentazione più compatta, e scelgo un controllo di questo tipo qua. Semplifico la n, moltiplico a sinistra per l'inversa di b, operazione sempre consentita perché la b è definita positiva, e cosa ottengo? Q2V più uguale a y. Chi è y? È una variabile con un grado di libertà che ancora devo decidere, ma a questo punto posso fare quello che mi pare, nel senso che io ho linearizzato il sistema, ho compensato tutte le non linearità e scelgo y come q due punti desiderato più kd su tilde punto più kp su tilde. Che cosa ho fatto? Beh, molto semplicemente porto q due punti a destra e ho ottenuto a ciclo chiuso uguale a 0. Ora ci rimetto le lineette, ho ottenuto n equazioni differenziali ordinarie con kp e kd che decido io. E cosa voglio di più? A ciclo chiuso io posso determinare esattamente la dinamica dell'errore. Qual è il problema? Cioè, finito, la dimostrazione è questa, non devo fare nient'altro. Qual è il problema? Qual è la difficoltà? Questo è molto semplice, perché questo qua è esattamente modi naturali di evoluzione. Kp e kd io le prendo diagonali. Nel momento in cui io le ho prese diagonali, queste sono n equazioni differenziali ordinarie, neanche accoppiate, sono disaccoppiate, sono scalari. Potrei far andare l'errore a zero di un giunto più velocemente di un altro, faccio quello che mi pare. Però il problema è arrivare qua. Nel senso che io, per arrivare qui, questo pure è facile, perché y è il mio grado di libertà, faccio quello che mi pare, ma io che cosa ho scelto? Ho scelto questa legge di controllo per fare cosa? Per fare una compensazione della dinamica. Mentre prima io ho compensato solo la gravità, adesso, oltre a compensare la gravità che è qua dentro, quello lì, la b, la gravità e addirittura l'attrito, sto facendo l'ipotesi che io conosca perfettamente il mio modello matematico, sia dal punto di vista delle equazioni che dal punto di vista dei parametri che ci metto dentro. E a quel punto io ho linearizzato, ho cancellato tutte le non linearità e ottengo questa bella cosa qui. Dal punto di vista dell'implementazione, un possibile schema a blocchi è questo, in cui, se voi vedete, dovete avere una funzione che vi calcoli la matrice di inerzia. Non è difficile, ce l'abbiamo, ve la diamo per altri scopi, ma ce l'abbiamo.
una funzione che vi calcoli tutti quanti i termini non lineari, analogamente non è difficile, poi il problema è quanto sia accurata, ma dal punto di vista del codice la trovate anche, diciamo, delle librerie in rete disponibili, gli date i parametri di Dennett-Hartenberg e loro vi danno queste funzioni, per cui non è difficile. E poi la U è la composizione di questo, la Y l'avete scelta così, esattamente come ho scritto lì, va bene? Guardate, qui c'è scritto che questo schema blocchi è equivalente a un doppio integratore. Cosa significa? Questo significa, ok? Un doppio integratore significa che alla fine, se voi fate tutto così, la Q la ottenete integrando due volte la Y. Un altro schema blocchi è questo, che completa quello precedente, aggiungendo come viene costruita la Y, e dà anche un'interpretazione. Abbiamo una componente che è questa, la zona grigia a destra, che è quella non lineare accoppiata, in cui voi state compensando esattamente la dinamica del sistema, e poi invece avete a sinistra la parte, diciamo, lineare stabilizzante, quindi scegliete il KP e il KD opportuno in maniera tale da stabilizzare. Un eventuale simulink, implementazione in simulink, avrebbe bisogno solamente di questi blocchetti. Bene. Ora, un po' di commenti come quello precedente. Noi in realtà non implementiamo il controllo in questo modo, ma lo implementiamo con B cappello ed N cappello. Quanto siano accurati? Beh, dipende da che sforzo di modellistica e identificazione abbiamo fatto. Dipende anche dalla qualità dell'hardware spesso. Nel senso che la qualità dell'hardware può influenzare il risultato dell'identificazione. La velocità, come prima, la ottengo molto spesso per rapporto incrementale. Dal punto di vista pratico, se io ho a disposizione una libreria e una funzione che mi calcoli la dinamica inversa, ci ricordiamo che cos'è la dinamica inversa? La dinamica inversa è esattamente quella funzione lì, è diciamo, l'operazione calcolare le tau conoscendo posizione, velocità, accelerazione e parametri dinamici. Quindi se io ho una libreria che mi calcola la tau tramite una dinamica inversa di questo tipo qua, io chiamo questa libreria, al posto di Q2 punti, di DDQ, che sarebbe Q2 punti, ci metto Y. La faccio vedere dopo, il pseudocodice è banale. Quindi, dal punto di vista implementativo, stiamo scoprendo che alla fine, diciamo, non è così complicato implementare sia gli algoritmi di controllo cinematico che abbiamo visto prima, sia gli algoritmi di controllo dinamico che stiamo guardando adesso. È chiaro che non è complicato perché noi ci stiamo arrivando attraverso dei passaggi in cui ci siamo costruiti delle piccole, diciamo, una libreria con delle piccole funzioni, ognuna fa una cosa ben precisa, la cinematica diretta ci dà la matrice di trasformazione omogenea, poi ci sta un'altra funzione, ci dà lo jacobiano, ci facciamo le funzioni che ci calcolano la gravità, la matrice di inerzia insieme la dinamica inversa, mettiamo insieme queste cose, quando poi andiamo a implementare il controllore, se tutto va bene, guardate il controllore quanto è semplice. Bene, ovviamente ho calcolato dq tilde e q tilde come prima, diciamo, non l'ho ripetuto perché sono lo stesso. Dq desiderato, chi me lo dà? Beh, è l'uscita della funzione di trajectory planning che abbiamo fatto, per esempio profilo di velocità trapezoidale, e sono in grado quindi di calcolare la U. Va bene? Quindi in realtà fate, diciamo, un aspetto che non so se può ce lo siamo chiesti o no, le accelerazioni non le devo misurare, le accelerazioni non ce le ho quasi mai, e diciamo, sono una, se io derivo due volte la posizione diventa rumorosissimo. Se volete poi ve lo faccio vedere con i dati reali. Se io filtro, metto il ritardo temporale, quindi le leggi di controllo che hanno bisogno dell'accelerazione hanno un forte limite, è meglio non averne bisogno. Questa non ne ha bisogno perché in realtà io uso Y. Nella Y ho quella desiderata, è generata dal software, è un segnale pulito, va bene? Ok,
Quindi questa legge di controllo a dinamica inversa, che diciamo potete trovare anche come, potete anche riferirvi a questo controllore come a compensazione della dinamica, cioè lo state compensando la dinamica, in un'ottica di controlli un po' più generale, no? che va oltre la sola robotica, rientra nella famiglia delle cosiddette feedback linearization, cioè voi avete linearizzato una dinamica non lineare accoppiata. Ed è una tecnica abbastanza classica. Lì c'è un piccolo commento, diciamo un po' stupido, ma giusto per vedere, serve per vedere se abbiamo capito i limiti di questo controllo. Se io faccio una simulazione, ok? E vuol dire che i parametri dinamici ce l'ho io e non fa l'inizializzazione, no? Perché è una simulazione, perché ho tutto quanto nel mio hard disk. E poi metto un controllo a compensazione della dinamica con la stima dei parametri dinamici uguale ai parametri veri, beh, sto facendo un'enorme scemenza, nel senso non sto simulando niente, non sto neanche debuggando niente, perché se io faccio così, dal punto di vista puramente informatico, questo qua lo metto e lo levo, questo lo metto e lo levo, e alla fine ho due punti uguali y, sto simulando due punti uguali y, quindi io sto simulando questo, e viene perfetto, cioè non, però in realtà se io ho fatto degli errori, per esempio la gravità, no, che va verso l'alto, io non me ne accorgo perché lo metto da una parte e lo levo dall'altra. Quindi se voglio fare la simulazione, perlomeno devo sbagliare i parametri dinamici, così almeno c'ho un minimo di configurazione per me. Allora, questo è finito, questo, diciamo, questo secondo controllore che abbiamo visto oggi, nel senso che non c'è altro da dire, sarebbe da implementare con un modello matematico. Questo lo proveremo, questo controllore. Noi mercoledì prossimo, torno indietro, mercoledì prossimo facciamo esercitazione e poi venerdì prossimo passiamo al posto controllo, che è quello adattativo. Bene, quello robusto ho deciso quest'anno di non farlo. Va bene? Avete domande? No? E allora ci vediamo mercoledì.